La Sicilia riserva moltissime meraviglie, una delle quali è ancora poco conosciuta. Nel territorio di Galati Mamertino, infatti, si trova la cascata del Catafurco, originata dal torrente San Basilio che con l'azione erosiva delle sue acque ha creato un luogo a dir poco da fiaba. Per raggiungerla si deve attraversare il borgo rurale di Molisa, ricco di caratteristici rifugi di paghiari, ossia pastori, ricoperti di fascine di ginestra odorosa e realizzati in pietrame. Una volta percorso un tratto in salita, si giunge alla cascata del Catafurco. È uno sbalzo d'acqua alto 30 metri e alla sua base le sue acque si raccolgono nella marmitta dei giganti, una cavità naturale scavata nella roccia. L'ambiente in questa zona è particolarmente umido per via dell'abbondanza di acqua, il che comporta la presenza di capelvenere e muschi, che danno al paesaggio un aspetto ancora più fiabesco. Lo valorizzano anche le fioriture di petania, una pianta perenne presente soltanto in questa valle, annoverata tra le 50 specie botaniche dell'area mediterranea più a rischio di estinzione. Dall'area di Galati si accede anche ai boschi del Parco dei Nebrodi, che si trova poco più a sud della cascata. Seguendo poi strade carrozzabili e trazzere e superando Portella la Lastra, si possono raggiungere anche i ruderi del casotto di Don Custodio. Da essi si estende la faggeta di Contrada d'Agara, che si unisce poi con il bosco di Mangalaviti, una delle aree naturali più belle sul suolo italiano.